Benvenuti ad una nuova puntata di Gisi in Italia. Siamo prontissimi ad uscire in bicicletta su strada, non vediamo l'ora. Ma le nostre bici sono altrettanto pronte? In questo video vedremo 5 cose da controllare prima di tornare su strada. Sembra banale, ma è meglio dirlo. Bisogna controllare la pressione degli pneumatici, perché ovviamente col tempo le gomme tendono a perdere pressione, sia che siano con camera d'aria, sia che siano tubeless, sia che siano tubolari. Quindi quando ritorneremo in bicicletta bisogna pompare le gomme per farle tornare alla pressione adatta a noi. Inoltre, se abbiamo usato dei rulli tradizionali, quindi quelli in cui non si toglie la ruota posteriore ma si pedala su un rullo, l'attrito con il rullo potrebbe aver consumato parecchio lo pneumatico posteriore, quindi controlliamo lo stato di usura, perché non c'è cosa peggiore che uscire la prima volta e forare subito, mi raccomando. La trasmissione è una cosa che va controllata sempre, anche quando usciamo su strada. A maggior ragione in questo periodo, prima di uscire, conviene controllare di avere la catena ben pulita e lubrificata, in modo da non fare fatica ed evitare i cigolii fastidiosi. Inoltre, se abbiamo usato i rulli direct drive, quelli dove si toglie la ruota posteriore, dobbiamo controllare anche lo stato di usura della catena. Perché se si sono fatti parecchi lavori di forza intensi in cui la catena è stata messa sotto tensione, potrebbe essersi allungata e quindi potrebbe essere arrivato il momento di cambiarla. Sempre per lo stesso motivo, se si sono usati i rulli direct drive e se magari si è agito sul cambio perché faceva rumore registrandolo, bisogna tornare alla configurazione che si aveva precedentemente, quindi una volta montata la ruota posteriore bisognerà registrare nuovamente il cambio. Vi chiederete voi come mai bisogna controllare i freni se non si sono mai usati in questo periodo sui rulli. Presto detto, se sono freni a disco, ad esempio se abbiamo tolto la ruota posteriore per un rullo direct drive e abbiamo agito sulla pinza del freno posteriore, le due pastiglie si saranno avvicinate, quindi la ruota non rientrerà più, oppure se riuscirà ad entrare il disco probabilmente toccherà e farà rumore. Quindi bisognerà riallargare le pastiglie in modo da non far toccare il disco. Se invece abbiamo dei freni tradizionali, controlliamoli lo stesso, perché magari togliendo la ruota si sono spostati, se non sono ben chiusi potrebbero aver perso la loro centratura e quindi la ruota potrebbe andare a toccare da un lato o dall'altro del pattino, soprattutto quando ci alziamo sui pedali. Un bel controllo ai freni non fa mai male ed è sempre una sicurezza in più. Non si può tornare su strada con una bicicletta sporca, dai, che figure, bisogna uscire la prima volta almeno con la bicicletta pulita, soprattutto dal sudore che in questo periodo potrebbe essersi andato ad accumulare in alcune zone nascoste, come ad esempio sotto le manopole in gomma dei freni. Quella zona conviene pulirla bene e magari ringrassare le viti, perché il sudore potrebbe corroderla. Stesso motivo il canotto sterzo, potreste pensare di ringrassare il canotto sterzo, i cuscinetti a contatto con il telaio, perché in quella zona potrebbe essere entrato sudore, potrebbe aver rimosso il grasso protettivo. Inoltre fate attenzione ai freni, sia ai dischi sia ai cerchi, perché se si riempiono di sudore potrebbero peggiorare un pochino le prestazioni in frenata, quindi puliamo bene i dischi e togliamo tutto lo sporco e il sudore presente. E mi raccomando, se l'ultima volta che siete usciti in bicicletta avete lasciato le borracce con dentro magari anche sali minerali sulla vostra bici e poi non l'avete più usata né sui rulli né da nessun'altra parte e volete ricominciare ad andare su strada, pulite le borracce, perché potreste creare un'arma batteriologica. Infine controlliamo tutta la nostra strumentazione, in particolare quella elettronica, quindi ricordatevi di caricare il vostro ciclo computer, il vostro GPS, le luci, sia anteriori che posteriori, mi raccomando, il cambio elettronico, non uscite col cambio elettronico scarico, sennò vi toccherà tornare a casa con un unico rapporto. Inoltre, se avete tolto il borsello porta utensili, porta camere d'aria dalla vostra bicicletta, ricordate di montarlo sotto l'asello o nella borraccia, a seconda di come lo preferiate usare. Bene, queste sono le cose da controllare prima di uscire in bicicletta su strada. In descrizione potete trovare i link di ogni video di manutenzione a cui ho accennato durante questo episodio. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e buone pedalate a tutti. Ciao!